Salve, sono Lara Crinò e leggerò da Ricerca e Perdizione, che è la biografia di Isaac Singer, il premio Nobel, e in cui lui racconta tutta la sua vita. In particolare, il brano che leggerò riguarda il suo viaggio in America, la sua emigrazione in America nel 1935. E credo sia un momento perfetto del libro e molto significativo per il momento in cui stiamo vivendo, perché è il racconto di un momento di spaesamento e perdizione tra due mondi. Cherbourg era scomparsa. Per quel che mi ricordo, era una sera senza luna, ma il cielo era fittamente spruzzato di stelle. Mi sembravano più basse che sulla terra e più grosse. Non rimanevano fisse, ma ondeggiavano e dondolavano con la nave. Chissà dove, un faro gettava raggi di luce. Lì cielo e terra non erano separate e distanti, ma si fondevano in un'unica entità cosmica, dotata di una luce ultramondana. Io ero al centro dell'universo, il fermento che non si era mitigato dai tempi della Genesi e forse anche da molto prima, poiché secondo la Bibbia l'abisso e il respiro divino avevano preceduto la creazione. Sopra tutto ciò aleggiava una solennità azzurra e antelucana. Il rumore delle onde si fondeva in un ruggito monotono, un sibilare, uno schiumare, un ribollire che non stancava l'orecchio o il cervello. Dio pronunciava una sola parola, maestosa ed eterna. Le onde assalivano la nave formando un arco, la rinchiudevano in una danza acquatica, pronte a risucchiarla nei loro vortici, ma all'ultimo momento si ritiravano come eserciti in manovra, pronti a ricominciare i loro giochi guerreschi. La creazione giocava con il mare, le stelle, la nave e con i minuscoli esseri umani affaccendati nei suoi visci. A poco il mio senso di pena aveva cominciato a svanire. In mezzo a quella burla celeste non c'era posto per la sofferenza. Tanto per cominciare, tutte le mie preoccupazioni erano prive di significato e di una base. Chi si preoccupava del fatto che riuscissi o meno a concludere qualcosa? Nulla in sé diventava essenza. Rimasi lì finché il mio orologio indicò che era arrivato il momento del secondo turno. Scesi in cabina e mi diressi verso la sala da pranzo. Le persone del primo turno non avevano ancora finito di mangiare, ma accanto alla porta c'era già una folla, pronta a sciamare dentro e a prendere posto. Chissà se tutta questa gente aveva veramente tanta fame.